Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della serie Pensieri, quella in cui vi do le mie considerazioni su un prodotto, gioco, software, eccetera, pur non essendo il massimo esperto in materia. Devo dire che state apprezzando molto questi focus, la cosa chiaramente mi fa decisamente piacere, e per questo ho deciso che continuerò a farne con regolarità, o perlomeno ogni qualvolta avrò sotto mano un nuovo gioco, programma o altro per cui io ritenga sensato riportarvi il mio pensiero a riguardo. Oggi è il turno di Rocket League, nella sua incarnazione per Nintendo Switch. Lo saprete sicuramente meglio di me, il gioco è arrivato sull'ultima console del produttore giapponese a metà novembre 2017, dopo essere stato annunciato in un Direct durante l'estate scorsa e, soprattutto, dopo aver sbancato su PC ed altre console a partire dal 2015. Insomma, non si tratta di una esclusiva per Switch, né di un gioco recentissimo, ma è uno di quei titoli che ha saputo creare attorno a sé talmente tanto interesse che non potevo farmelo sfuggire. Ma ho deciso di attendere la commercializzazione dell'edizione da collezione, che è stata pubblicata il 25 gennaio 2018, il che spiega il perché del mio video solo adesso. Iniziamo subito a vedere cosa cambia tra la versione digitale e quella fisica da collezione. Tanto per cominciare, la cosa che salta subito all'occhio è il prezzo. La versione fisica costa esattamente il doppio di quella digitale. Ma perché? Perché la versione da collezione, che è anche l'unica versione fisica del gioco ad oggi esistente per Nintendo Switch, contiene all'interno del pacchetto alcuni contenuti aggiuntivi. Troviamo prima di tutto una card con disegno esclusivo, con tanto di certificato di autenticità. Dopodiché un fogliettino con su scritti due codici che permettono di scaricare alcuni DLC. Sì, in pratica, nella versione fisica da collezione, abbiamo il gioco base su game card, più 7 DLC tra pacchetti auto e personalizzazioni varie comprese nel prezzo. Inoltre, il secondo codice inserito nella confezione permette di scaricare alcuni contenuti ispirati al supereroe Flash esclusivi per questa edizione da collezione. Insomma, se acquistaste il gioco più gli stessi DLC in formato digitale, tranne il contenuto ispirato a Flash che sulle shop non è disponibile, spendereste la stessa identica cifra richiesta per la versione fisica. Qui ci scappa subito il primo pensiero, ma allora vale o non vale la pena acquistare il gioco in versione fisica da collezione? In generale mi verrebbe da dire di no, a meno che non smaniate per la cartolina disegnata e per i contenuti ispirati a Flash. Se però, come me, adorate avere le copie fisiche dei giochi, oppure se voleste comunque comprare quei DLC qui inclusi, o ancora se volete risparmiarvi circa 5-6 GB di spazio sulla risicata memoria interna della Switch, cioè lo spazio che richiede il gioco in versione digitale una volta installato, beh allora, per quanto mi riguarda, può aver senso acquistare l'edizione da collezione. Ah, dimenticavo, questo vale sia per la versione fisica che per quella digitale. In Rocket League per Nintendo Switch sono comprese 4 vetture speciali sbloccabili dedicate a 3 personaggi famosi di Nintendo, Mario, Luigi e Samus di Metroid. Bene, finito il pippone sulla questione digital versus copia fisica del gioco, andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Rocket League unisce due mondi a prima vista impossibili da avvicinare, quello del gioco del calcio con quello delle automobili radiocomandate. Fondamentalmente la base di tutto è partecipare ad una partita di calcio i cui giocatori non sono persone, ma le piccole e super personalizzabili automobiline. Il tutto miscelato dalle regole della fisica che incideranno sui rimbalzi del pallone, salti, colpi e via discorrendo. Il gioco ha le sue origini in un precedente e poco fortunato lavoro di Psyonix uscito nel 2009, da cui fondamentalmente Rocket League ha ereditato la sostanza associandogli un titolo molto più intrigante. Ad ogni modo, come nel calcio, le squadre sono impegnate su un campo di gioco che presenta sì le due porte, ma non esistono le linee di fuoricampo. Il campo, infatti, si sviluppa anche in altezza, con barriere ai lati su cui far rimbalzare la palla oppure lanciarsi per impennare e fare acrobazie di ogni genere. Ci sono vari tipi di match a cui è possibile partecipare, dalle sfide in solitaria 1 contro 1 fino alle 4 contro 4 con tutti gli incroci intermedi del caso. Il gioco consente di sfidarsi nel locale ed ovviamente online. Su Nintendo Switch è possibile giocare fino a 4 davanti al TV oppure in 2 con i Joy-Con separati in modalità tablet. Tra le possibili modalità di gioco c'è chiaramente l'amichevole, detta anche esibizione, oppure troviamo la stagione, in cui si entra a far parte di un team per farsi valere lungo un intero campionato contro squadre controllate o dal gioco stesso o da altre persone online. E parlando di online, il bello di Rocket League è che si tratta di un gioco cross-platform, cioè è possibile sfidare avversari che utilizzano anch'essi la Switch oppure il PC o Xbox. Il team di sviluppo, inoltre, sta lavorando per migliorare la modalità di crossplay nel corso del 2018, con la speranza di avvicinare anche Sony e magari di rendere possibile la sfida diretta tra piattaforme, anziché limitarsi alla sola casualità di match.
Restando offline, esistono alcune varianti sul tema base. È possibile simulare una partita a basket, giocare sulla neve, far cadere la palla dall'alto per rompere il pavimento, eccetera. Online, invece, si possono fare match singoli, tra virgolette, per la gloria, oppure lanciarsi nelle partite classificate attraverso cui accumulare punti per scalare la leaderboard di Rocket League. Inoltre, ogni partita permette al giocatore di sbloccare accessori per la propria automobile, personalizzabile dalla forma al colore, nelle ruote, eccetera, insomma, la si può rendere unica. Nota, le modifiche sono prettamente estetiche e non è possibile potenziare motori e quant'altro, così da garantire sempre e comunque equità nelle gare. Rocket League è sicuramente un gioco che punta sulla spettacolarità e non sulla simulazione, nonostante la fisica funzioni molto bene. La giocabilità è quella tipica dei titoli arcade e con tanto allenamento si può arrivare a compiere mosse spettacolari col pallone, abilità che io chiaramente devo ancora ottenere visto che è anche la prima volta che metto le mani sul gioco. In ogni caso, oltre ai comandi per guidare la vettura, ci sono due tasti aggiuntivi che permettono di saltare o di lanciare il turbo, cosa che aggiunge ancora più pepe alla spettacolarità, visto che, col giusto tempismo, è possibile sia colpire il pallone per mandarlo in rete, sia colpire le vetture avversarie per farle esplodere e renderle indisponibili per alcuni istanti. È chiaro che un gioco così configurato è molto più bello se giocato in multiplayer con gli amici o in generale con l'imprevedibilità data dalle persone in carne ed ossa, nonostante l'intelligenza artificiale sia comunque curata e valida. Graficamente parlando, il gioco è super colorato e le vetture sono molto curate nei dettagli, così come gli stadi. Su Switch si è lavorato per cercare di mantenere gli FPS il più vicino possibile ai 60, mentre la risoluzione è dinamica ed arriva a massimo 720p in modalità TV e 526p in portatile. Panic Button è lo studio che ha curato il porting su Switch per Psyonix, software house che conosciamo bene dopo l'ottimo lavoro compiuto con Doom per Bethesda e ID. E anche in questo caso il risultato raggiunto è decisamente valido. Ma il fatto che si sia puntato più al fattore portabilità piuttosto che all'uso in casa è palese. Su monitor 4K, ad esempio, al pari di Doom, i 720p si digeriscono poco e anche gli eventuali ulteriori abbassamenti di risoluzione per garantire FPS elevati nelle fasi concitate. Mentre su monitor Full HD il fastidio si riduce per sparire completamente quando si gioca unicamente sul display da 6.2 pollici della console stessa. Ovviamente mi riferisco a partite single player locali o multiplayer online. Nel multiplayer locali gli FPS e la risoluzione possono scendere ancora di più per garantire fluidità a due o più giocatori in contemporanea sulla stessa console. In che cosa si traduce tutto ciò? Che forse, per chi ha altre console oppure il PC, non ha molto senso acquistare qui il titolo, a meno che non si voglia giocarci molto in mobilità, oppure la Switch, come nel mio caso, sia l'unico dispositivo posseduto dedicato al gaming. Che altro dire? Come mio solito, in questa serie di Focus, voglio riportarvi tre fattori che considero vincenti di questo gioco e tre cose che mi hanno convinto meno. Tra i pro, se così vogliamo chiamarli, 1. Rocket League è super divertente, magari ha una curva di apprendimento un po' elevata, ma una volta entrati nelle dinamiche di gioco assicura ore ed ore di intrattenimento e credo che i soldi richiesti li valga tutti, persino l'eventuale sborso della copia fisica. Inoltre, potendo giocare online e soprattutto contro utenti di altre piattaforme, garantisce una costante disponibilità di partite. 2. L'elevato grado di personalizzazione delle vetture. Si possono acquistare contenuti aggiuntivi o incrociare tutte le migliorie cosmetiche ottenute durante le partite, così da poter rendere il nostro bolide esattamente come più ci piace. 3. La qualità del porting, nonostante tutto, è molto buona e la casa ha promesso miglioramenti continui nel corso dei mesi, e qualcosa si è anche già visto nelle scorse settimane con il rilascio di una grande patch correttiva. Tra i contro, o comunque aspetti migliorabili, 1. I font utilizzati sono minuscoli, il porting, esattamente come nel caso di Doom, è uno scaling 1:1 da monitor PC ai 6.2 pollici del display della Switch. Diciamo che forse avrebbero dovuto e potuto trovare un modo per rendere la lettura più comoda, ma ci si può convivere. 2. La risoluzione, in fasi concitate, può scendere parecchio e la qualità visiva può perderne un po'. In generale, come anticipato, è meglio giocarci in mobilità e non su TV o monitor con risoluzione troppo elevata. 3. Il crossplay, così come è stato realizzato ad oggi, è un po' limitante, ok sfidare gente casuale online anche di altre piattaforme, cosa che, come detto, garantisce sempre di trovare qualcuno con cui divertirsi, ma l'impossibilità di sfidare direttamente i propri amici, magari possessori di altre console, è uno scoglio che spero possa essere superato presto. Bene, queste erano le mie considerazioni da neofita e assolutamente inesperto giocatore di Rocket League. Voi che ne pensate? Vale la pena il suo acquisto su Switch? Ci state già giocando o pensate di entrare a far parte del club? Vi aspetto nei commenti perché sono molto curioso di sapere la vostra. Inoltre, volevo avvisarvi che ho aperto un secondo canale qui su YouTube in cui con molta probabilità inizierò a pubblicare alcuni gameplay. Dubito fortemente che pubblicherò live streaming o partite commentate, anche se non si sa mai, quanto più montaggi di mie partite per mostrare il funzionamento dei vari giochi in mio possesso
sesso, eventuali problemi presenti, insomma cose del genere. Ho deciso di intraprendere questa strada di un secondo canale per evitare di riportare qui sul canale principale argomenti che alla maggior parte di voi probabilmente interesseranno poco, ed anche per mantenere una certa pulizia di genere, passatemi il termine. Quindi, se siete curiosi ed interessati, vi lascio il link del secondo canale in descrizione e magari iscrivetevi per farmi sapere se la cosa può interessarvi. Per quanto riguarda future mie considerazioni sui giochi, invece, come ribadito ad inizio video, continuerò a pubblicarle qui sul canale principale. Intanto, se vi fosse piaciuto questo focus, fatemelo sapere con un bel like e vi aspetto nei commenti, sui canali social o sul blog per sapere la vostra su Rocket League. Tutti i link, come sempre, sono in descrizione. E se ancora non lo foste, iscrivetevi al canale attivando le notifiche per essere subito avvisati quando pubblicherò i futuri focus. Mi fermo qui, ci sentiamo presto. Ciao!